Buongiorno amici e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Nixos e oggi parliamo di setup e di come possiamo preparare al meglio le nostre vetture prima di una gara. Ok ragazzi, comunque prima di iniziare ci tengo a precisare che non sono un professionista, la mia teoria è basata soltanto su quella che è la mia esperienza che ho acquisito nell'arco degli anni in cui ho praticato sim racing, e quindi ci tenevo a precisare appunto che non sono un esperto, neanche un espertone, nulla di questo. Volevo soltanto condividere con voi quelle che sono le mie esperienze e come io personalmente mi creo un setup per essere competitivo nelle gare. Ok, per fare questo esperimento ho scelto il simulatore Air Factor 2 perché comunque qui ritengo che i valori che si vanno a modificare nel setup della vettura vengono riprodotti abbastanza realisticamente anche poi in pista. Ci sono vari simulatori che comunque è un po' più difficile creare il setup appunto perché questi valori sono un po' confusi, ad esempio Assetto Corsa, dove a volte la convergenza delle ruote non corrisponde esattamente al valore che si va a inserire nei vari settaggi del setup, e quindi un po' confusionale. Va bene ragazzi, comunque abbiamo scelto Air Factor 2 perché appunto è primo abbastanza completo come setup, abbiamo tutti i valori che esistono nelle vetture reali e abbiamo anche un comportamento molto realistico. Come vettura abbiamo scelto questa bellissima BMW M8 che andremo subito a provare in pista, e come tracciato abbiamo scelto il Nürburgring Nürburgring, uno dei miei tracciati preferiti anche su Race Room, che comunque ha tantissimi dettagli sia in pista come anche nell'ambiente, anche perché comunque i giri sono molto veloci e per poter fare qualche giro di prova e fare questo esperimento con i setup penso che sia la combinazione ideale. Come sessione metterò pratica, perché appunto è lì che si fa il setup e non durante la qualifica, perché in qualifica dovremmo già essere pronti con un setup già ben predefinito, sia uno per la qualifica come anche uno per la gara. E anche lì comunque c'è da dire che la differenza non è molta tra l'assetto di qualifica e l'assetto di gara, può cambiare la miscela, può cambiare sicuramente la quantità del carburante che andremo ad usare in qualifica, mentre in gara ne avremo molto di più, ma ci sono anche varie cose come ad esempio l'alettone, che magari in qualifica si può rischiare un pelino in più perché lì non bisogna avere una costanza, bisogna avere soltanto un giro tra tanti veloce. Intanto mi accorgo solo adesso che avevo attiva la musica nel background, quella che utilizzo quando faccio le live. Comunque scusatemi ragazzi, adesso l'ho spenta, potremmo concentrarsi su quello che è il setup. Andiamo a fare subito qualche giro di prova con setup default. Ok, prima di partire ragazzi volevo farvi vedere cosa utilizzo io per orientarmi se il setup più o meno è buono o se bisogna fare qualche modifica. E questo qua che vedete in basso a destra, che praticamente ci mostra la temperatura delle gomme sia interna sia centrale come anche esterna. Ragazzi, questo è molto importante perché in base alle temperature delle gomme andremo a capire se abbiamo troppa campanatura o poca, oppure troppa pressione nelle gomme oppure troppo poca. Ok ragazzi, siamo già al secondo giro, intanto notiamo che la macchina saltella parecchio, questo significa già per noi che dovremo andare a modificare quelle che sono le ammortizzazioni, cioè sia le molle come anche i damper non vanno bene perché la macchina nel saltellare tocca anche il suolo, e questo ci porta sì che andremo a perdere ogni volta l'aderenza in curva, quindi già lì avremo delle modifiche da fare. Vediamo anche che le gomme comunque non riscaldano abbastanza, sono sempre fredde anche già al terzo giro. Più che altro si nota parecchio che la temperatura interna è molto più calda di quella esterna, ma dopo andremo a verificare meglio nei dati di telemetria. Ecco, intanto ci siamo girati. Ok, proseguo, farò ancora qualche altro giro ragazzi per portare le gomme a temperatura e vedere poi i valori corretti quali saranno. Ok ragazzi, siamo già al quinto o al sesto giro, mi sa al quinto. Le temperature purtroppo non salgono oltre i 60 gradi, perlomeno non quando non siamo in frenata. Adesso che andiamo a frenare magari arrivano a quei 60 gradi, anche con qualche piccolo bloccaggio, ma non è quello che vorremmo ottenere noi. Noi vogliamo che le temperature siano costantemente sui 75 fino a massimo 90 gradi. E più che altro vogliamo che la gomma abbia una temperatura
uguale divisa per tutta la gomma, cioè per tutta la gomma che tocca il suolo, non soltanto la parte interna o non quella centrale, neanche quella esterna, ma deve essere comunque divisa in parti uguali la temperatura. Può variare, sì, dipende dal tracciato, perché non tutti i tracciati sono uguali, non tutte le curve sono le stesse. Quindi può variare sì e no del 10% tra la temperatura interna e la temperatura esterna. Ma per adesso siamo fuori completamente da quel range. Infatti non riusciamo neanche a frenare bene. Io, ragazzi, mi sono impostato nella mia dash, che adesso voi non vedete purtroppo perché è nello schermo in basso a destra molto piccolo. Quello che infatti vi copre forse anche la visuale su quello che utilizzo io come telemetria per guardare la temperatura delle gomme, che purtroppo appunto c'è la telecamera in sovraimpressione, ma vi posso dire che comunque le temperature interne sono, diciamo, quasi il 50% più calde che quelle esterne, e questo non va bene. Quindi andiamo a fare subito un settaggio, o i primi settaggi nel setup. E andiamo subito a impostare le sospensioni. Adesso, dato che il tracciato è molto sconnesso e la macchina andava più che altro a saltellare e a toccare il suolo quando era in fase di atterraggio, perché proprio saltellava, ragazzi, dovremmo andare a modificare sicuramente la taratura delle molle. Io direi che in questo tracciato ci vuole una taratura morbida, perché salta appunto troppo, quindi la molla deve essere in grado di molleggiare almeno non più e non meno veloce di quelle che sono le sconnessioni. Quindi se la macchina va a saltellare in questo modo, la molla deve essere in grado di fare questo movimento per attenuare questi saltelli. Adesso io l'andrò a mettere, ma non al minimo, ma sicuramente l'abbasserò di due scatti, perché, ragazzi, comunque la macchina deve essere sempre più dura possibile. Purtroppo ci dobbiamo adeguare al tracciato, ma la vettura va impostata sempre più dura possibile, in modo che non saltelli, in modo che non perda l'aderenza nelle curve, in modo che non vada a toccare il suolo. Quindi in base a questa teoria andremo a impostare le molle. Non l'andrò a mettere al minimo, logicamente, perché andrò a abbassarla mano a mano e poi andrò a fare dei test in pista. Quindi l'abbasso di due click. Abbassando le molle dovrò abbassare anche quella che è la compressione. Il compressore è quello che appunto va a frenare, cioè il pistone che è dentro, cioè non so come si chiamano questi termini in italiano, ragazzi, scusatemi, sapete che non sono cresciuto in Italia, non sono neanche nato in Italia, però avete capito, se sapete cos'è una compressione, sapete che dentro c'è l'olio che va a frenare quello che è il mollaggio del pistone, cioè quello che... Ragazzi, mi sta venendo la confusione. Allora, c'è la molla molleggia. Questo molleggio lo dobbiamo frenare, perché sennò che succede? Che quando la macchina molleggia, la molla non smette più di molleggiare, deve molleggiare soltanto per quella sconnessione che abbiamo quella volta. Quindi serve un liquido dentro il pistone che va ad attenuare questo molleggio e va a frenare quello che è il movimento della molla. Quindi questa roba qui si chiama, ragazzi, damper. In italiano non so se come si può chiamare il damper, se... non lo so, ragazzi, il damper comunque. Quindi abbiamo il damper in compressione e il damper in rimbalzo, cioè sarebbe a dire il damper in compressione e in rimbalzo quando va a estendersi la molla. Adesso, avendo abbassato un po' la molla, dovremmo abbassare anche un po' il damper, perché avendo una molla molto più fina, cioè con meno resistenza, dovremmo dare anche meno resistenza al damper, perché sennò la molla poi non riesce a fare il suo lavoro perché viene frenata troppo dal damper. Poi andremo sicuramente ad alzare un po' la vettura, perché appunto andava a toccare un po' il suolo quando molleggiava. Poi abbiamo anche le barre anti-rolio. In questa occasione comunque, ragazzi, vi dico anche a cosa servono le balle le barre anti-rolio, che più che altro comunque sono molto utili quando ci sono cambi di direzioni veloci. In pratica la barra anti-rolio non fa altro che bloccare la ruota destra con quella sinistra, cioè non la ruota ma quello che è appunto il movimento dell'ammortizzazione. Quindi se non abbiamo barra antirolio, queste sono le due ruote anteriori, quando una molleggia l'altra sta ferma. Se mettiamo la barra,
cioè le andiamo a collegare, quando molleggia quella sinistra, molleggia anche quella destra. Questo fa sì che la vettura, in caso di cambio di direzione, non fa questo, ragazzi, non fa questo. Perché se si abbassa una ruota, si abbassa anche l'altra, quindi in curva rimane molto più dritta, non abbiamo spostamento di carico e se facciamo cambio di direzione la macchina non fa quella roba lì, quindi riesce a scattare molto meglio. Ok, spero che più o meno sia chiaro il concetto per come l'ho spiegato. So comunque che mi perdonerete caso dovessi fare appunto degli errori di teoria, perché raga, lo sapete, appunto l'ho detto all'inizio, non sono un esperto, non sono un professionista, questo è quello che io ho imparato, quello che io ho letto e per come io l'ho capito e per come vado a impostare il mio setup. Intanto vedo che qui in uscita stanno facendo un po' di confusione. Allora, intanto abbiamo abbassato un po' la barra antirollia, appunto primo perché non abbiamo cambi di direzione, secondo perché abbiamo una pista così sconnessa che cosa succede? Che se una ruota va a molleggiare troppo, molleggia anche l'altra e quindi nessuna delle due avrà più contatto con il suolo e andremo a perdere la vettura in curva. Poi abbiamo la convergenza, ragazzi, la convergenza io qui la vado ad aumentare un pochettino perché questa roba qui, a parte che è comunque un'impostazione che va impostata a secondo al tipo di guida che si utilizza, ma io aumento, in genere aumento la convergenza in base alle curve. Qui abbiamo moltissime curve strette, quindi una convergenza più elevata farà sì che magari in curva riusciamo a curvare molto più strettamente. Ok, per adesso io non andrò a spostare altro perché voglio vedere come influisce questo cambiamento che abbiamo fatto alle sospensioni in pista. E questo è molto importante, ragazzi, che non andrete subito a modificare anche le temperature delle gomme, cioè tipo la campanatura, oppure che so io, andrete ad abbassare il carburante, perché non potete più avere un confronto su quelle che sono state le vostre impostazioni prima di andare a fare i test. Cioè non capirete poi adesso come mai è migliorato se fate troppe impostazioni. Quindi andremo a fare soltanto queste prime impostazioni, faremo subito dei giri di prova e vedremo come si comporterà la vettura in pista. Quindi fate soltanto un'impostazione per volta. Ok ragazzi, abbiamo fatto già un giro. Adesso voglio farvi vedere una cosa. Quando la macchina andrà a saltellare, vedete? Primo si è sentito subito un botto, questo vuol dire che ancora tocchiamo il suolo e questo rallenta parecchio, se non anche che va a distruggere un po' anche la vettura. Ma più che altro qui, in questa fase di tracciato, ascoltate. Avete visto? Cioè non solo perde il contatto con il suolo, ma perdiamo anche accelerazione. Vedete? Quindi non vanno bene ancora gli ammortizzatori. Andremo subito a fare di nuovo delle modifiche. Questo vuol dire che la molla non riesce a lavorare abbastanza veloce, l'andremo a mettere al minimo. Io direi di abbassare comunque soltanto la compressione e il rimbalzo veloce. Oltre che naturalmente la resistenza delle molle. Ok, il resto sembrava buono. Proviamo. Potevamo alzare anche un po' la vettura perché comunque strusciava troppo per terra. Adesso avendo ammortizzato ancora di più, penso che avremo molta difficoltà a non toccare il suolo. Ok ragazzi, andava già meglio, dovrò però alzare ancora un po' la vettura. Dovremmo alzare quasi al massimo, anzi. Perché queste vetture purtroppo non è che hanno chissà che margine di gioco per poter alzarle o abbassarle. Ok. Andiamo a mettere anche al minimo quella che è la compressione e il rimbalzo veloce. Più che altro penso che sia necessario metterlo nell'anteriore. Ok, facciamo così, alziamo nel posteriore, abbassiamola nell'anteriore, vediamo cosa succede. Ok ragazzi, è già tutto molto più guidabile. Le connessioni ci sono ancora, però vedete che le riesco ad attenuare, diciamo, grazie alle molle morbide, molto meglio. Purtroppo abbiamo qualche difficoltà ancora in frenata, ma penso che questo sia dovuto appunto alle temperature delle gomme, se non che appunto anche alle gomme medium. Andremo a mettere subito le gomme soft, vediamo poi come si comporta il tutto.
Ok, mettiamo, tanto per cominciare, le gomme soft. Andiamo a togliere la campanatura perché in questo tracciato abbiamo notato che le gomme vanno a riscaldarsi troppo all'interno, quindi la campanatura va tolta. È parecchio, la abbassiamo di tanto. Ok, non facciamo altro, andiamo subito in pista, proviamo. Ok ragazzi, siamo già al secondo giro, vediamo le temperature delle gomme, come si comportano. Purtroppo siamo sempre attorno ai 50 gradi. Non scaldano abbastanza. E purtroppo noto anche che la macchina ancora va a toccare il suolo. Ok, abbiamo messo comunque l'intelligenza artificiale a 120%. E questo fa sì che gli avversari sono molto competitivi. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, che è molto importante o molto utile per capire se il setup degli ammortizzatori va bene, è questo ragazzi. Andate ad osservare il comportamento della vostra vettura nel replay. Specialmente guardate se le ruote molleggiano in modo giusto e se la vettura è abbastanza stabile. Qui si nota benissimo che comunque anche se le ruote molleggiano, la vettura è troppo rigida. Questo potrebbe essere un problema di ammortizzatori. Torniamo alla schermata delle sospensioni. Andiamo ad ammorbidire quelle che sono la compressione lenta, anche la compressione lenta dell'anteriore e del posteriore. Io direi di provare a fare un esperimento di mettere la taratura delle molle più rigida. Più rigida perché purtroppo la macchina tocca ancora il suolo. Oltre a questo, mettendo la molla rigida e la compressione dell'ammortizzatore lento, cioè no scusate, veloce, questo fa sì che la molla riesce a lavorare molto più velocemente. Vediamo cosa succede, può darsi che andremo a saltellare ancora di più, però ci avremo provato ragazzi. Purtroppo non mi aspettavo un tracciato così sconnesso, quasi da rally. E questa è una mod, e le mod si sa sono sempre un po' strane, ma va bene così ragazzi, perché comunque può sempre capitare di avere un tracciato di quelli così sconnessi, e quindi bisogna sapersi arrangiare nel setup. Facciamo quest'ulteriore giro, quest'ulteriore esperimento con le molle dure. Salta comunque ragazzi, salta sempre, salta, non si può fare nulla, anzi è peggio, è peggio. Vedete, in curva non tiene. Però voglio vedere, mamma mia, no, salta troppo, con le molle dure non si può fare. Riesce a frenare meglio, però in curva e nei sconnessoni non ha tenuta. E a noi la tenuta serve ragazzi. Anche se questo è un tracciato che si vince comunque o si gareggia più che altro con il freno, ma vedete che salta troppo e mi fa perdere il contatto con il suolo. Andremo quindi a rimettere la molla morbida per come funzionava bene prima. La campanatura andava bene, la possiamo diminuire un po' nel posteriore. Non so se adesso avete visto le temperature delle gomme, perché purtroppo appunto come vi ho detto è dietro la telecamera. Cioè dietro la visuale della mia telecamera. Potrei andarla a spostare. Ok ragazzi, adesso mi vedete in alto a destra. Vi ho spostato la telecamera in modo che quando andrò a fare i giri di prova, in basso a destra vedrete la temperatura delle gomme. Ma adesso volevo fare qualche altra modifica al setup, perché non riusciamo a riscaldare le nostre gomme. Abbiamo rimesso le sospensioni morbide perché con quelle dure non funzionava la cosa. Abbassiamo la pressione delle gomme per far sì che la gomma vada a stendersi meglio sul suolo, quindi a riscaldarsi di più.
direi di metterla a 145, non esageriamo troppo. Poi mettiamo la campanatura posteriore, l'avevo già abbassata di qualche click. Ok, perfetto. Va bene, qui sembra che non serve altro per adesso. Andiamo subito a provare queste gomme sgonfie. Ecco, in basso a destra adesso vedete le temperature. Forse serve ancora un po' di convergenza. Però dobbiamo fare attenzione a non darne troppa, perché sennò andremo a sovrasterzare in uscita di curva. Perché sì che la convergenza ci aiuta a entrare meglio, a inserire meglio la macchina nelle curve, però purtroppo avendo quell'angolo di sterzata costante, quando usciremo dalla curva è come se avessimo lo sterzo sempre un po' sterzato, quindi la macchina andrà a sovrasterzare in uscita. Questo per dire che la convergenza influisce sia in entrata di curva come anche in uscita, e non ha a che fare se spostate la convergenza anteriore o posteriore, entrambi influiscono su entrambi i casi. Quello che invece può aiutarvi di più nelle curve, oltre alla convergenza, è magari il precarico del differenziale. Intanto vediamo che questa IA è molto forte, mi supera da tutti i lati, sembra averne di più. Purtroppo non possiamo andare a copiare il loro assetto. Niente ragazzi, queste gomme non vogliono riscaldare. Siamo riusciti a farla salire di qualche grado. Qui ho voluto esagerare, colpa mia. Andrò ad abbassare il precarico del differenziale. L'ala posteriore l'andrò ad alzare un po', ad abbassare un pochettino, in modo che avrò meno carico dietro, quindi riuscirò a impostare meglio la curva, sperando di non andare in sovrasterzo. Poi dovrò ancora abbassare un po' la campanatura del posteriore, perché vedevo che le temperature comunque interne erano sempre troppo alte. Ok, purtroppo non possiamo fare altro per adesso, dovremmo provare con questi settaggi come va. Per aumentare le temperature delle gomme, ragazzi, c'è anche quest'altro trucchetto di aumentare la barra antirolio. Adesso per fare questo esperimento io l'andrò a mettere al massimo, sperando che riuscirò ad ottenere una temperatura più adeguata nelle gomme. Perché con 50 gradi di temperature non si può girare, ragazzi, è impossibile. Bene, proveremo a fare qualche giro, vediamo che succede ragazzi, ci vediamo dopo. Niente ragazzi, sono dovuto riuscire dalle prove perché purtroppo la vettura va a toccare sempre il suolo e questo fa sì che non riusciamo ad avere un'accelerazione adeguata per come dovrebbe essere. Abbiamo un'altra soluzione per questo problema, possiamo andare ad aumentare o a inserire dei tamponi in modo che la vettura venga bloccata nel molleggio, nella molleggiazione, insomma nella compressione degli ammortizzatori. E quindi non vada a toccare il suolo, ma venga a toccare o va a toccare questi gommini che andremo ad inserire negli ammortizzatori. Abbiamo la compressione veloce al minimo, questo va bene. Direi di aumentarla un pochettino in quella lenta, in entrambi i casi. Le barre antirolio, ragazzi, mi sembra che davano comunque dei buoni risultati. Li lascerò al massimo per adesso, poi vedremo. Ok, proviamo con i tamponi, se va meglio. Facciamo qualche giro, ci vediamo tra poco. Anzi no ragazzi, vi porto con me, così potete vedere se avremo ottenuto un risultato buono con i tamponi. Parlerò poco perché devo ascoltare se la macchina va a toccare il suolo, perché purtroppo ragazzi non è che abbiamo un riferimento sotto il sedile. Dobbiamo ascoltare se sentiamo qualche botto. Come adesso, infatti ha toccato. Ok, saltella, però
mi sono accorto che non perdiamo accelerazione. Vediamo qui. Ottimo. La macchina saltella ancora, però non sento più i botti che va a toccare il suolo e non sento più che perde accelerazione. Sapete quel... Non fa più quel lavoro lì? Qui un po' tocca, ma siamo già in velocità e anche in fase di frenata, quindi non è grave. Adesso vorrei provare a togliere di nuovo le barre antirolio, cioè a diminuirle, perché avevo l'impressione comunque che andasse meglio sia in curva come anche in tutto il tratto del tracciato. Abbiamo comunque sempre la temperatura nel posteriore più elevata che nell'anteriore. Potremmo provare a diminuire ancora un po' l'ala per avere meno attrito dietro e bilanciare il tutto. O dare più pressione alle gomme posteriori. Abbiamo diverse soluzioni per questo problema. Il fantasma che vedete davanti a me, ragazzi, non è il mio fantasma. Quello lì è il coach di R-Factor 2, cioè l'istruttore. E nelle opzioni possiamo scegliere se l'istruttore deve avere mezzo secondo di vantaggio oppure se ne deve avere di più o di meno. Io l'ho impostato che ce l'ho sempre davanti, quindi andrò sempre a tentare di passarlo. Cosa che non è facile perché lui avrà sempre un passo in più. E questo è normale perché è impostato così. Ecco, vedete, lui è impostato con questa distanza. Quindi se io passerò il traguardo con lui davanti a me appiccicato come adesso, vuol dire che ho migliorato. In curva si nota parecchio che abbiamo troppa barra antirolio. Vedete che già mi ero messo nei specchietti del trainer. Ecco che torna nella sua posizione. Va bene ragazzi, abbiamo visto che comunque le temperature sono molto, se guardate in basso a destra, sono molto, diciamo, bilanciate, quelle interne con quelle esterne. Questo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro di pressione delle gomme, di campanatura. Potremmo forse togliere ancora un po' di campanatura nel posteriore e dare un po' più pressione per far sì che non si riscaldino più di quelle anteriori, o togliere la pressione nell'anteriore, non lo so. Andiamo a dare un'occhiata, raga. Vediamo cosa possiamo fare. Possiamo anche fare entrambi. Togliamo di un click la campanatura, aumentiamo di due click la pressione nel posteriore, diminuiamo di due click quella nell'anteriore. Non esageriamo, mi raccomando, facciamo le cose sempre con molta cautela. Non spostiamo troppo in una volta. Poi avevamo la barra antirolio, abbiamo detto che possiamo andarla a diminuire. Ma diciamo, mettiamola a metà, va? Facciamo 5,2. E poi volevo togliere un po' di ala posteriore. Il precarico l'avevamo già abbassato. Potrei abbassarla ancora un po', perché comunque avete visto che qui le curve sono molto, molto strette. Il precarico, ragazzi, fa sì che quando andremo a lasciare l'accelerazione, cioè che non daremo più forza di accelerazione alle ruote, il differenziale si va a sbloccare. Adesso meno precarico abbiamo, più si sblocca. Quindi se daremo precarico, il differenziale rimarrà bloccato. Questo vuol dire che le ruote avranno, se una gira, si porterà dietro l'altra. Questo in fase di frenata. Quindi se noi andremo a sbloccare il differenziale dando meno precarico, le ruote saranno più indipendenti e riusciremo a sterzare meglio in rilascio d'acceleratore in curva. Questo è quello che fa il precarico. Adesso, avendo delle curve molto strette e facendo le curve senza accelerare, ragazzi, penso che convenga togliere un po' di precarico e provare come funziona tutto in pista.
Ripeto, questo non è un manuale di setup, è soltanto un po' di teoria per come io mi preparo per le gare, specialmente quando non ho molto tempo di fare chissà quanti esperimenti, perché già sicuramente sarà passata una mezz'oretta, quindi abbiamo avuto già più che parecchio tempo, anzi, per fare le impostazioni. Qui c'è un bel gruppetto, ragazzi, stiamo gli alla larga perché sicuramente andremo a combinare danni. Qui si sente che abbiamo poca ala dietro. E forse anche troppa convergenza. Con un occhio sempre puntato sulle temperature delle gomme. Ragazzi, adesso facciamo qualche giro di prova, ma se vi metterete a fare una gara di 30 giri, per esempio, le temperature delle gomme sono quelle che vi salveranno la vita a fine gara, perché più bilanciate sono le temperature, meno consumo avranno le vostre gomme, quindi avrete un vantaggio in più a fine gara, lì dove che la maggior parte dei fenomeni che hanno il tempo veloce andranno poi a schiantarsi contro il muro, perché non hanno più tenuta, perché hanno consumato le gomme, perché hanno premuto troppo all'inizio, non lo so. Qui vediamo sempre l'IA che è troppo forte in questo circuito. Comunque scendendo il tempo per ogni giro sempre di più. Ok, qui abbiamo perso qualcosina perché abbiamo slittato. Possiamo aumentare un po' il differenziale. Il traction control. Comunque ragazzi, queste sono le cose che vanno fatte per ultimo. ABS, traction control vanno spostati per ultimo. E comunque si possono regolare anche durante la gara, sempre che avete dei pulsanti preimpostati per farlo. Ok, siamo andati a bloccare troppo. Qui avete notato che adesso abbiamo forse un tic di alettone troppo poco, quindi in frenata andremo a bloccare e a girarci. Potrei regolare il freno un po' più verso l'anteriore, vabbè, comunque quelle sono stupidaggini, ragazzi, questo penso che già sapete come farlo. Intanto era importante farvi vedere come io mi preparo il setup prima di una gara, quando c'è poco tempo e non si possono fare dei giri per una settimana per come si fanno a volte nei campionati. Quando il tempo è quello che è, bisogna potersi arrangiare con i mezzi e con il sapere che si ha in quell'istante. Questi sono i miei consigli che posso darvi, ragazzi. Comunque posso giustificare il fatto che la IA andava molto più veloce di me perché stavo girando con 50 litri di carburante. Ok, questo è un altro fattore, il carburante, se lo andiamo a diminuire influisce anche un po' sul setup, questo è quello. Ok, però raga, non voglio fare durare questo video mezz'ora. Questa era soltanto, diciamo, un po' di teoria, va? Un po' di teoria. Non prendetela troppo seriamente questa cosa perché, vi ripeto, non sono un espertone. Sicuramente non un espertone di setup, ma ho un po' di esperienza, quindi questo è quello che potevo condividere con voi. Magari se c'è qualcuno che se ne intende più di me, o qualcuno che vuole aggiungere qualcosa o correggere qualcosa che potrei aver detto di sbagliato, ragazzi, sarei molto felice se lo fareste. Lasciate il vostro commento giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, ragazzi, cambiate canale, ma non mi date il polliciazzo in giù perché danno molto fastidio. Questo è tutto, ragazzi, io sono Nixos, ci vediamo alla prossima, ciao!